In questo lunedì 20 ottobre qui il nostro studio profuma perché oltre al poco matto che sta per arrivare abbiamo un anticipo, l'abbiamo anticipato prima, iniziano le feste dell'Esso. Allora anche quest'anno abbiamo qui il nostro mitico macellaio Roberto di Monavicina. Ciao Roberto, bentornato, sei in festa. Grazie, ciao. Sei tutto elegante perché sei pronto per partire. Siamo pronti. Mancano 4 giorni ancora, venerdì sì, si parte. 4 giorni, ultime finiture e poi si parte. Bene, ricordiamo che ogni anno la vostra festa dell'Esso è sempre la quarta settimana di ottobre. La quarta di ottobre, sì. E sempre 3 giorni? Sempre 3 giorni. Il venerdì, sabato. Venerdì, sabato e la domenica. Bene, ma qui abbiamo il volantino, vedo che ci sono anche parecchie novità. Sì. Oltre a una tavola imbandita, ma adesso ne parleremo per quanto riguarda il menù. Partiamo venerdì 24 ottobre, apertura stand alle ore 19, a seguire esibizioni di arti marziali, poi ci sarà come novità un concerto della fanfara alpina di Persacco e subito dopo si ballerà con Mirko Bellutti. Allora si parte subito alla grande, insomma, giornata intensa. Prima serata di apertura alla grande. Ricordiamo che tu, Roberto, curerai il settore gastronomico naturalmente, però sarai coadiuvato dagli alpini di Monavicina, ricordiamo Franco? Sicuramente Franco, il presidente del gruppo Alpini di Monavicina, organizzatori della festa. Oggi non è qui con noi, ma noi lo salutiamo e facciamo un bocca al lupo e un buon lavoro anche a Franco e a tutto il suo staff. Si prosegue il sabato e qui ci sarà una novità, giusto Roberto? Perché per la prima volta cosa succede? Per la prima volta gli stand gastronomici li apriamo anche a mezzogiorno. Perfetto. Cosa mai fatta, quest'anno proviamo come si fa la domenica. Facciamo anche il sabato, quindi dalle 12:30, pranzo a menù fisso e gli stand sono pronti a servire chiunque ne abbia voglia. Farete un bel tour de force? Faremo un tour de force, quest'anno dormiamo anche là. Sì? Sì, dormiamo, sì. Vicino ai cotechini da pera? Eh sì, bisogna... bisogna controllare che... allertare, sì. Bene, e prosegue questo sabato naturalmente con gli stand gastronomici aperti anche alle 19, si prosegue con la scuola di danza, esibizione alle ore 20 e a seguire l'orchestra di Alex Malossi. Ricordiamo che lo stand è riscaldato, è sempre nella piazza... Sempre a Piazzale degli Alpini, in Monavicina. Monavicina, ok. L'ingresso naturalmente è libero e per i bambini c'è anche un fornitissimo Luna Park. Certamente. Come sempre. Passiamo alla domenica. Domenica 26, grande serata finale. Cosa succede questa domenica? Naturalmente il pranzo, come il dicevi. Il pranzo di mezzogiorno. Qualcosa in particolare? Menù fisso sempre? Ci finiamo sempre, sì, con il menù fisso classico di tutti gli anni e quindi ci sarà, la, diciamo che la parte del leone la farà il bollito con la peara e il nostro cavallo di battaglia. Certo. Questa edizione è la numero... Questa 6. È la sesta festa del bollito. Sesta con la festa, abbiamo fatto anche un po' la rima. Sesta festa sesta del bollito con la peara. E a proposito di peara, cosa ci hai portato, Roberto? Andiamo a vedere nel dettaglio alcuni piatti tipici, alcuni esempi. Sì, sono i piatti che praticamente verranno serviti durante tutte e tre le serate di festa. Qui abbiamo la peara, che si vede bella fumante. E questo è un piatto praticamente pronto per essere servito. E quindi è la carne, la lingua salmistrata e il cotechino, anche quello cavallo di battaglia, qui ne vediamo alcuni di crudi, pronti per la cottura, che noi a differenza di altre cotture, da sempre il cotechino lo facciamo cotto al forno a vapore e quindi non è immerso nell'acqua bollente, è una delle nostre caratteristiche che ci differenzia da tutte le altre cotture. Benissimo, e volevo chiederti, i vegetariani li fate entrare a questa festa o... I vegetariani daremo spazio anche per loro. Bene, ci sarà qualche altra specialità, sicuramente. Insomma, naturalmente. E una novità a proposito di cotechini che li hai nominati è il cotechino da sport. Il cotechino da sport, quest'anno durante tutte le serate di festa, faremo anche un cotechino da circa mezzo chilo, e pronto per essere portato a casa e essere riscaldato e mangiato in famiglia. Insomma. È già cotto anche quello a vapore, confezionato, uno se lo viene, se lo compra e poi se lo porta via dove vuole. E la festa continua anche a casa. Allora sì, mi raccomando, tutti quanti a Monavicina. Si conclude appunto domenica sera alle ore 20 esibizione del gruppo orientale Arabesque, a seguire l'orchestra di Roberta Band. Ricordiamo appunto ingresso gratuito, tendone riscaldato, naturalmente ottima cucina, non c'è bisogno di dirlo perché quando c'è Roberto siamo in una botte di ferro. Anzi, ti ringraziamo con l'occasione perché sei sempre il nostro sponsor nei nostri eventi, insomma, certo. Il pubblico ormai ti conosce e noi sicuramente
sicuramente verremo a trovarti, perché questi piatti sono deliziosi, noi li abbiamo provati e possiamo darvi la nostra parola. Allora Roberto, in bocca al lupo alla tua squadra, siete sempre impegnati, tantissimi. La moglie e tutto il tuo staff. Sì, tutto lo staff è sempre pronto per andare avanti con queste feste, sempre gradite a tutto il nostro pubblico. Bene, grazie, allora vi aspettiamo numerosissimi a Bona Vicina, Festa del Lesso, sesta festa. Grazie Roberto, buon lavoro. Grazie a te, altrettanto.